facendo un errore, Erika. Lo sai anche tu. Ma che cosa stai dicendo? Non ti sposare con Nicole. Non avete niente in comune. Erika, cosa stai facendo? Amore? Amore? Amore, quanto dormi? Stai facendo un brutto sogno? Perché? Eri tutta agitata. Dai, Alice, ti vado a fare un caffè. Da Radio Lever a tutti gli ascoltatori, a chi questa notte non ha dormito, a chi ha fatto cazzate, a chi avrebbe voluto farle e a tutti i sognatori, quelli che anche ad occhi aperti lo sono. Un buongiorno e restate con noi. Buongiorno. Buongiorno. Come ti senti? Mal di testa. Con tutto quello che hai bevuto ieri sera è normale. Non ricordo niente di ieri sera. Hai proprio bisogno di un caffè. Guarda, mi ha messo in tavola. Anche i cucchiaini di zucchero? Uno, grazie. Prego. Ma, tra l'altro, tra me e te è successo qualcosa? No. Okay. Sei praticamente svenuta. Beh, per più di un'ora mi hai parlato di te, Alex. Quando bevo divento un po' molesta. Sono accorta. Scusami, spero di non averti annoiata troppo. Diciamo che mi hai raccontato un po' di cose. Ma tra l'altro, se non sbaglio, mi hai invece raccontato di aver tradito la tua ragazza. Come mai? Come ti dicevo, ha iniziato a trascurarmi. Un tempo con lei condividevo un sacco di cose, eravamo unite, poi lei si è chiusa nel suo mondo e siamo diventate due sconosciute. Mi sono iscritta ad una chat. Oh. Ho iniziato a sentire alcune ragazze e questo mi faceva sentire di nuovo considerata. All'inizio accettavo e basta, nessun incontro. Fino a quando non è spuntata una ragazza. Chi? Andrea, la ragazza che suonava ieri sera al locale. Andrea la conosco, in realtà, ed è una mia cara amica. Le voglio un bene dell'anima, ma effettivamente riconosco che forse è meglio che le ragazze le stiano lontane. Mi sa che hai ragione. È che uscire con lei mi ha fatto sentire di nuovo viva. Dopo ho iniziato a vedere anche altre ragazze. È diventata un'abitudine. Fino a quando Chiara non mi ha beccato con una di loro. Hai sicuramente sbagliato. Lo so. È che io ho sempre amato solo Chiara. Lo so che adesso è difficile spiegarlo a lei, dirlo a lei, però... sono stata davvero una stupida, mi sento una merda. Ascolta, non ho sbagliato, ma se la ami, quantomeno devi provare a recuperarla. Non sarà facile, ma provaci. Ci proverò. Guarda che lo stesso vale anche per te. Non farti scappare, Alex. Vieni spesso qui. È uno dei miei posti. È tranquillo qui. Sono felice con te, sai? Anch'io. Stavo pensando a una cosa, per quanto assurda che sia. Dimmi. Pensavo che potresti essere la mia ragazza. E
Sei sicura di quello che stai dicendo? Guarda che se non ti va basta dirlo. Ma certo che voglio. Però non mi dà neanche modo di spiegarle. La ragazza che mi piace è sparita. E per quanto riguarda loro... Scusa, non posso, non voglio più essere così. Sei l'errore buono da ripetere. Nei pensieri tuoi soffocherei. Città, corre rapida quando il tuo respiro si affanna. Ciao. Ciao. Sono giorni che ti cerco, ma mi eviti. Non ho voglia di parlarti, mi sembra evidente, no? E allora che cazzo mi lasci quel biglietto in cucina? Dammi almeno la possibilità di spiegarmi. Basta, non ho voglia di sentire altre cazzate, Alex. Lo so che sei tornata a spacciare. Certo che se ti servivano dei soldi potevi chiedermelo. A spacciare? Ma cosa stai dicendo? Faccio dei lavoretti extra. E in più lavoro al locale da Erika e Nicole, lo sai? Da Erika e Nicole? Ma se quel locale sta fallendo e tu ti sei fatti i soldi lavorando lì? Ma per favore, ma smettila. È la verità, ho anche lasciato Matteo. Gli ho detto che amo Greta. Voglio cambiare veramente, Simo. Non ti credo più, Alex, mi hai sempre solo detto cazzate. Con tutto quello che ho fatto per te, io mi merito di più delle tue bugie. Non credi? Sì, ti prego di credermi. Per questo fammi spiegare tutto. Del lavoro devo rispondere. Dimmi, Chiara. Allora, come vede, questi sono i dettagli del progetto che avevo chiesto. Sì. Possono andare bene? Questo è proprio quello che intendevo. Oh, meno male. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Hai bisogno? No, in realtà abbiamo praticamente finito. Ci risentiamo solo più per la conferma. Perfetto. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grande. Stiamo per concludere. È un casino che le sto dicendo. Lo so. Tra l'altro, Simo, volevo ringraziarti per l'ospitalità. Figurati, Chiara. Anzi, come stai? Meglio? Decisamente meglio. Ho conosciuto Alex. Non mi parlare di Alex. Sono ancora incazzata con lei. Perché? Secondo me mi sta nascondendo qualcosa, non capisco. Ma invece tu con Andrea? Com'è andata? Allora, in sostanza, sì. Io sono andata lì per troncare tutto, esatto. E mandarla a quel paese. Lei mi ha chiesto di essere la sua ragazza, io le ho detto di sì. Simo. Lo so, è un casino. Simo. Ma quella ragazza mi fa impazzire. Un giorno la vorrei uccidere, un giorno voglio solo lei. Sai vero cosa sto per dire? Sì, lo so. Il solito lesbo dramma. Esatto. Non lo so, siamo assurde. Sì, lo siete. Ma che mi dici di Gabriel? Gabriel? Ah, sì, Gabriel è un bravo fotografo. Simone l'ha consigliato per il matrimonio. Ma me lo chiedi perché... Per caso l'ho nominato nel sonno? Ma no, perché devi essere gelosa? Che dici, no? Ma poi ormai con me sei diventata lesbica. D'altronde, come potresti tornare indietro, Gioia?
Invece di fare la splendida, perché non l'hai chiesto? Così mi piacerebbe come nome per nostro figlio. Se invece fosse una femmina, pensavo a Silvia. E con che intenzione di fare tutti questi figli? Con Belen, ora la chiamo. Mentre tu sei a fare figli con Belen, io penso che andrà a vivere con la Stuart, se non ti dispiace. E poi lo sai che io non ho mai voluto fare figli, neanche quando ero etero. Sei sempre stata tu quella che ci teneva. E comunque non mi sembra questo il momento per parlarne. Non è mai il momento per parlarne. Ma cosa dici? Abbiamo parlato di questo argomento milioni di volte in questi anni. Evidentemente mai abbastanza se siamo ancora qui a parlarne. Ma forse perché non ti piace il fatto che le mie idee non cambiano. Ma mi spieghi cosa ci sposiamo a fare se tanto non vuoi avere figli con me? Già non abbiamo niente in comune. Lasciamo stare, guarda, veramente, vado a prendere un po' d'aria. Ma dove vai? Ci siete. Ci state ascoltando. A tutti i sognatori di Radio Lever, fate il possibile sempre perché i vostri sogni diventino realtà. Sì, dai, ti chiamo domani. Ok. Allora, si può sapere perché mi hai chiamata? Che cosa vuoi? Vai dritto al sodo? Sì. Voglio chiudere con tutto. Ah sì? Sì, ho bisogno di trovare me stessa, di tornare quella che ero prima di fare questo lavoro di merda. Se lavoro si può chiamare, fare la escort. Ma tu lo sai quante prima di te mi hanno detto la stessa cosa, che volevano smettere? Tantissime, un'infinità. Poi alla fine tornano tutte quante strisciando, pregandomi di farle rientrare nel giro. Io non tornerò, ne sono sicura. E invece tu tornerai. Io ne sono sicura. E non lo farai neanche per i soldi. Perché per quanto tu possa credere che le tue amiche ti conoscono, ti vogliono bene, solo io so chi sei realmente, Alex. Come vuoi. Pensa se la tua amica Simona venisse a scoprire tutto questo.